Buon pomeriggio a tutti, eccoci qua, prontissimi nel nostro salottino. Oggi diventerà un salottino dell'anima e poi scopriremo anche perché. Perché sapete, intanto diciamo che ultima puntata di stagione, io ho voluto fare una puntata un pochino diversa, perché abbiamo un ospite un pochino particolare rispetto al solito. Siete abituati a professionisti, ad aziende, eccetera. Oggi torniamo sul mio argomento, la mia passione principale, che sono i libri, lo sapete, io ho questa deviazione, ahimè. E già stamattina, insomma, abbiamo un po' parlato di differenza di podcast e di radio. Oggi facciamo un exploit nella nicchia delle nicchie, che tra l'altro è anche la mia preferita. Boh. E quindi io direi, senza nessun indugio, io vi presento l'ospite del nostro bel salottino, una donna, una bella donna che mi terrà compagnia oggi perché ci piacciono le fanciulle, e quindi vi presento Martina Venturini. Buon pomeriggio Silvia, grazie per avermi invitata. Ma grazie a te di aver accettato, perché insomma noi abbiamo già parlato un pochino nel fuori onda, io ho già colto qualche particolare di Martina che già mi piace, poi io tra l'altro ho letto anche il suo libro, e tra l'altro la cosa curiosa è che noi qualche giorno fa si stava parlando di, insomma, attività professionale, e dico, ma sai che però io questo viso l'ho già visto? Poi vado nella mia libreria e dico, ma sai che io ho un tuo libro? E quindi da lì è nato il fatto, ma com'è? Ma sei un libro di poesie? E quindi insomma da lì è nato, e ho detto, no, allora devi venire per forza, parliamone a tutti, perché tra l'altro lei ha un bellissimo progetto, e voi sapete che quando mi vengono offerti progetti io dico subito, che bello, contribuiamo, perché mi piace supportare soprattutto le giovani leve che affrontano dei mondi un po' particolari. Ma io adesso non dico più niente perché sennò divento logorroica. Martina, sei tu l'ospite principale di oggi in questa bella conversazione che facciamo, e ti direi, per chi ancora non ti conosce, se hai voglia di dire due paroline su di te, così iniziamo a farti prendere confidenza con i nostri ascoltatori. Ma guarda Silvia, io ti dirò, mi piaceva il fatto che stessi parlando tu, io ero tranquilla da quest'altra parte. Non ti illudere, non funziona così. Te lo faccio credere, no? All'inizio, ma poi no. Ops, ho sbagliato radio. Allora, innanzitutto, di nuovo, grazie per avermi invitata. Io mi chiamo Martina Venturini, nasco come infermiera, ho fatto l'infermiera per 10 anni, poi nel frattempo man mano ha cominciato a starmi stretta la professione e ho cominciato a formarmi su altro, ossia ambito editoriale. Quindi prima il corso da correttore di bozze, poi da editor, poi master in scrittura giornalistica, stage di giornalismo che sta ancora in corso fino all'inizio del 2024, e nel frattempo nel 2020 ho trovato finalmente il coraggio di pubblicare la mia prima raccolta di poesie con pseudonimo, perché il coraggio arriva fino a un certo punto, dopodiché si ferma e dice, va bene, ok, non ci metto la faccia, non ci metto il nome, e quindi con pseudonimo. E da lì mi si è aperto un mondo, il meraviglioso e difficilissimo mondo editoriale. E da qui nasce in realtà poi il progetto di cui accennavi poco fa, ossia una piccola casa editrice proprio basata sulle poesie. Adesso capite perché dico la nicchia delle nicchie, perché quando parli di poesie in Italia spaventi le persone. È verissimo, è verissimo. C'è questa cosa... Non c'è una casa editrice specializzata in poesie, finora, fino adesso, esatto, e soprattutto è ancora vista come qualcosa di obsoleto la poesia e poco comprensibile, quando in realtà la poesia non è altro che la voce dell'anima, la voce dell'io. Moltissime persone scrivono poesie, e tutti quelli che scrivono poesie difficilmente poi riescono a divulgarle. Ed è un peccato, perché molti hanno un talento enorme e arrivano con magari pochissimi versi, ma centrano esattamente l'anima di quello che vogliono esprimere e colpiscono poi al cuore, proprio colpiscono dritti al cuore. È vero, quello lo posso garantire, anche perché nel mio caso, per esempio,
ma anche di molti ascoltatori con cui ogni tanto io mi interfaccio, insomma, perché mi piace ricevere i feedback, per cui ci contattiamo, eccetera. La maggior parte delle osservazioni che mi vengono fatte sulla poesia, e quasi sempre sento, è che arricchisce la vita e ti dà delle nuove sfaccettature sull'espressione umana. Questo per dire che abbiamo degli ascoltatori che sono davvero davvero intelligenti, no, che comunque hanno una cultura letteraria di quella che a me piace. E ci sono poi tante cose che fanno anche da contorno a tutto quello che è il mondo della poesia, perché tu hai giustamente poi chiamato il salotto dell'anima. Sì. Perché alla fine è vero che ci sono i versi, poi se noi pensiamo adesso banalmente, pensiamo agli haiku, cioè, nascono davvero con tre frasi, eppure sì, sono famose in tutto il mondo. Ecco, io vorrei che la poesia prendesse il suo posto d'onore all'interno dell'ambito della letteratura, come possono averlo i romanzi, i saggi, i romanzi storici e tutto il resto, perché secondo me c'è un'ispirazione che arriva davvero nell'anima per scrivere poesia, non è scontato, perché scrivere un romanzo, secondo me, quasi chiunque potrebbe riuscirci. Senza nulla togliere, per carità, a chi invece fa il romanziere. Però è una forma di scrittura che è forse più semplice. Anche un breve racconto lo può scrivere chiunque. I temi che facevamo da bambini alle scuole sono dei mini racconti alla fine. Ma la poesia, secondo me, fa un gradino in più. Perché delle corde, no? Come toccherà a te. Assolutamente. Diciamo che scrivere romanzi, anzi per scrivere romanzi, ci sono corsi di ogni tipo, quindi anche se magari la persona non ha un talento di quelli spropositati che scrive in automatico, comunque ci può arrivare a scrivere, pubblicare e anche essere apprezzato. La poesia no, la poesia non si insegna, la poesia è dentro, cioè la poesia viene da dentro, urla e deve uscire. Sì. E posso dirlo del tuo libro? Sì, dai, chi se ne frega, tanto decido io, sono direttore. Allora, nel libro che io ho scoperto essere suo, perché in realtà, non sto scherzando, se voi andate a prendere il libro che è Crisalis tra luce e ombra, l'autrice è Lady M. Cioè, io ti giuro, mai e poi mai avrei attribuito Lady M, parlo con invece Martina Venturini. Ho detto, ah, ma l'hai scritto tu? No. Perché è stato molto curioso il fatto, era un giorno che giravo veramente su Amazon e ho visto questo libro, perché è la poesia che coniugava un po' amore e natura. Secondo voi, quando c'è la natura, io posso esimermi dal andare a curiosare e dire ok, mi piace, e quindi lo lessi. Ecco, il legame che tu dici dell'anima, ed è il motivo per cui a me piace in Aroma Letterario, per esempio, come insieme a te oggi, portare alla luce la persona. Perché la mano che scrive, io lo dico sempre, è un filo che collega mente e cuore. Ci sono delle poesie, qualcuna in particolare, insomma, l'abbiamo parlato anche nel Fuori Onda con te, che ti arrivano a toccare tutta quella sfera dei ricordi. Perché alla fine quello fa la poesia, ti tocca le corde delle emozioni. Lo può fare anche un romanzo, ma la poesia, diciamo che c'entra proprio il suo segno nel bene e nel male, perché tutti abbiamo un passato, tutti abbiamo dei ricordi positivi e negativi. Io trovo che la poesia in questo abbia un potere enorme, perché ti fa tornare a sentire ciò che provi dentro. È vero, sono pienamente d'accordo. L'ho lasciata senza parole. Sì, abbastanza, perché cioè, ha preso una piega inaspettata, quindi grazie mille, arrivederci. Tipo. Ma no, grazie mille. È ancora da parlare, dobbiamo ancora sapere parecchio di te. No, anche perché adesso tu, allora diciamo, il progetto è dedicato proprio a una casa editrice che si vuole specializzare in tutto il mondo della poesia. Quindi sì. Questo già è un qualcosa che secondo me ti fa stimare da noi, della radio in generale, ma anche credo da tutti quegli autori che non sentono la loro voce, no? Perché è raro. Ci sono delle case editrici comunque che pubblicano anche le poesie, ma proprio anche. Quindi
chi è all'ascolto e che scrive poesie, ricordatevi che adesso c'è un posticino tutto per voi e questo è bello. Ti nasce questa idea perché tu le scrivi le poesie o è nata imprescindibilmente al fatto che tu sei poi una scrittrice? In realtà è nata per l'esperienza che ho avuto in ambito editoriale come poetessa, perché mi sono interfacciata con due case editrici. Okay. E entrambe non sono riuscite a darmi soddisfazione da nessun punto di vista. E non che io avessi bisogno di chissà quale soddisfazione, perché già vedere il proprio libro pubblicato è una soddisfazione, però trovarsi a dover chiedere, richiedere qualsiasi cosa, e anche trovare un muro dall'altra parte, persone che non ascoltano, persone che in realtà poi alla fine la percezione che ho avuto è sempre stata questa: l'unico interesse che avevano era di guadagnare sull'autore. E questa cosa non mi è piaciuta, perché per esempio soprattutto per il secondo libro, che è stato molto importante per me, per il mio vissuto, e quindi ho voluto fortemente una casa editrice che lo pubblicasse, è stato messo lì così, del tipo ok, ci piace, te lo pubblichiamo, e mi hanno sbagliato la copertina su cui io non potevo mettere bocca, perché alcune case editrici non fanno proprio, cioè non hanno un confronto con l'autore o con l'autrice per quanto riguarda la copertina e cose varie. Quindi una copertina completamente sbagliata e che non rispecchiava il libro, non hanno fatto promozione di nessun tipo, neanche per dire una piccola presentazione organizzata all'interno della loro sede, nulla. E quindi tutto quello che ho ottenuto con il libro l'ho dovuto fare da sola, e lì mi sono detta: perché devo pubblicare con qualcuno che non ha interesse, tanto comunque se devo fare tutto io poi loro ci guadagnano e basta, non ha alcun interesse la casa editrice a sponsorizzare. E quindi il terzo libro, il quarto, me li sono pubblicati da sola su Amazon. Alla fine già girava in testa questa idea della casa editrice da un po', e ho detto basta, quest'anno voglio fare qualcosa di diverso, voglio dare una possibilità ai poeti e alle poetesse di avere una voce all'interno del mondo editoriale, perché effettivamente non c'è, manca proprio. Le piccole case editrici che inseriscono anche la poesia lo fanno in maniera un po' globale, diciamo, un po' di massa, e le grandi case editrici non ti guardano neanche col binocolo. Quindi ho detto voglio specializzarmi solo in quello, perché ci sono tante persone che hanno tanto da dire e non riescono a farlo nel modo giusto. E ormai il sito è aperto da 10 giorni. Quindi ufficialmente la casa editrice è aperta da 10 giorni e ho già ricevuto 3 manoscritti e tantissimi feedback, perché è una cosa diversa e straordinaria, nel senso proprio fuori dall'ordinario. E di questi 3 manoscritti, 2 sono ancora in valutazione, e con una poetessa abbiamo firmato ieri il contratto editoriale, il primo contratto editoriale. Bello. Che bello. Lei era in un brodo di giuggiole, felicissima, e poi massima trasparenza, quindi le ho spiegato come funziona la promozione, le ho spiegato come funziona la distribuzione e perché, e le ho spiegato quello che le posso offrire, e a lei è andato bene tutto. Tante volte questa chiarezza e questa trasparenza non c'è con le altre case editrici, perché poi bisogna sempre chiedere ma come funziona, ma non è che si può fare questo, diventa estenuante. Cioè la pubblicazione, che dovrebbe essere un momento bellissimo e di massima soddisfazione per l'autore o per l'autrice, diventa uno stress, perché poi non si arriva da nessuna parte, e io questo non voglio, proprio non voglio farlo. Adesso avete capito perché io ho chiesto Martina. Ok, domani vieni in trasmissione con me, ed eccoci qua. Sì. questo è il motivo. Credetemi, è stato improvvisato, nel senso, ieri le ho mandato un messaggio, oggi pomeriggio siamo qua, appunto. Quindi questo per dire quanto siamo attenti anche nel portare avanti dei discorsi che, come dicevo, anche perché il mondo dell'editoria è veramente difficile.
Adesso noi ci scherziamo un attimino sopra, però è veramente un mondo complicato. Poi, per carità, ci sono le realtà che lavorano bene, perché bisogna dirlo che ci sono molte realtà di CE che insomma fanno il loro lavoro giustamente. Poi è chiaro, c'è sempre un po' il risvolto della medaglia, per cui c'è chi magari se ne approfitta un pochino di più, e ahimè purtroppo funziona un po' in tanti settori, questo non esclude. Martina, io adesso ho un rituale da farti fare, non ti puoi esimere da questo perché è particolarità del programma. Io ti avevo detto solo che c'era una particolarità, non sai nulla, ora lo scopri. Mentre gli ascoltatori si godranno un po' di buona musica, a te un piccolo compito. Ti chiedo di pensare a un'essenza, che può essere un profumo, un gusto, un sapore, un odore particolare, che noi possiamo attribuirti per avere anche una sensorialità legata un po' al salotto dell'anima. Ok. Tu ci pensi, poi dopo la musica ne parliamo insieme. Va benissimo, grazie. Torniamo a parlare di letteratura, soprattutto di poesia. Torniamo a parlare con Martina, che è oggi la mia ospite speciale, un po' in questo bel pomeriggio nella nostra sala da tè virtuale. E quindi Martina, adesso è il tuo momento, giusto per non farti venire l'ansia, è il tuo momento e noi vogliamo sapere qual è l'essenza di Martina. Ma guarda, ce ne sarebbero due in realtà, ma quella predominante per il salotto dell'anima e per questo preciso momento è il gelsomino. Spiegaci anche il perché, che siamo curiosi. Perché il salotto dell'anima è idealmente nato a marzo, vicino a una cascata in realtà, però ha preso vita adesso con il gelsomino in fiore, e quindi ogni volta che penso al salotto dell'anima, che ne parlo, sono avvolta letteralmente dal profumo dei gelsomini, perché qui dove abito io è pieno, e il profumo del gelsomino è proprio accogliente, circonda la persona, circonda l'anima, arriva in profondità, è dolce, è accomodante, è meraviglioso. E il salotto dell'anima deve essere questo, accogliente, e le persone si devono sentire proprio a volte è a proprio agio, è come con i gelsomini. Allora, io ora farò una dichiarazione pubblica, giuro che non è studiata, ve lo possiamo garantire, voi sapete quanto io sono etica in questo, nel non dire false cose, ma lei non sa che la sede della radio ha una piccola verandina d'ingresso che è costellata tutto intorno da un gelsomino, e che tra l'altro nei prossimi giorni vi farò la foto, perché l'ho lasciato andare per quasi un mese e mezzo, è diventata una giungla, nel senso che ha preso possesso di tutta la mantena, di tutto il muro, e io lo guardavo stamattina e dicevo: orca vacca quanto sei cresciuto. Però il profumo, vi posso garantire che è inebriante. Pensa che da noi si chiama il profumo degli elfi. Ma dai. È associato al profumo degli elfi. Se quando in un bosco c'è un elfo che ti sta seguendo, che è incuriosito, ma ovviamente non si fanno vedere, ci sia questo profumo di gelsomino. È una delle tante leggende che albergano nel nord Europa. E quindi io sono ammagliata. Se hai guadagnato il posto numero uno, e non lo dico per fare falsi complimenti, ne avevo uno in particolare, ma l'hai superato. Sei stata bravissima. Perché il gelsomino, ecco, se io dovessi abbinare una fragranza alla poesia, abbinerei quello, perché effettivamente nelle sue caratteristiche ha ciò che diciamo ritroviamo nei libri di poesie, anche perché anche solo la riduzione dello stress, se si pensa, io arrivo da una cultura che è molto nordica, e per esempio leggere poesie è proprio associata a un'attività rilassante e meditativa, proprio perché la natura ritmica, melodica, no, che possono avere i versi, eccetera, aiuta proprio a ridurre lo stress e a ritrovare la tranquillità nell'ambito dell'azione puro e semplice della lettura. Per cui, insomma, io trovo molta empatia quasi nell'essenza che tu hai voluto dare, anche perché già nel tuo libro
comunque ci sono dei temi molto profondi, c'è l'amore, c'è la natura, e se tu provi a pensare ad una persona che abbia la stessa voglia nell'ambito lavorativo di accompagnarti, di prenderti per mano, di lavorare fianco a te, ecco, tu hai dato una giusta connotazione con un profumo anche in questo. Poi tra l'altro adesso fanno anche le vernici, quelle che rilasciano il profumo, quindi ecco, fai tutte le pareti. Mi hai dato una bellissima idea con la sede nuova, cara Martina. Ma veramente hai fatto tutto tu, eh? Tu mi hai fatto solo venire i brividi, poi alle pareti ci sei arrivata comunque da sola. Io divago. No, guarda, veramente non avevo idea che aveste una pianta di gelsomino praticamente fuori dallo studio. Cioè, è un'enorme pianta. Giuro che oggi faccio le foto, e finito la trasmissione vado fuori, faccio le foto e perdonatemi se le foto faranno schifo, perché è davvero una giungla, è esploso senza controllo. Infatti nei prossimi giorni che iniziamo anche i lavori cercherò di riportare un po' di ripristino, però sì. Sì. Guarda, tutti i libri che sono passati nella nuova edizione, nella nuova stagione di Colazione in Biblioteca, sono fotografati appoggiando il libro sul gelsomino, perché io amo, sì, amo leggere su quella verandina lì o sui gradini con il profumo, e vi posso garantire che quando è in fiore quei fiorellini bianchi vi arrivano nella carne. Sì, è vero, proprio scavano dentro, è qualcosa di meraviglioso. Perché poi ha delle note dolci e nostalgiche, perché durano poi poco i gelsomini, quindi è proprio un attimo praticamente. Dopo ti mando la foto dei miei gelsomini, quelli da cui prendo ispirazione per le questioni. Facciamo il gemellaggio. Sì, il gemellaggio di gelsomini. Vai, ci conto, così le posto entrambe sulla pagina. Fammi questa promessa che... finita la trasmissione mi mandi la foto e così facciamo questa unione, questo legame, questo filo rosso che ci unisce inconsapevolmente, perché ti giuro non era proprio studiata la cosa. No, infatti non ne avevo idea, cioè, è bellissimo però. Vedi bello, come bello. Nulla avviene per caso? No, ma poi il bello dei libri è quello, vedi, ti porta in altri mondi, ti fa scoprire le persone, ti avvicina alle persone. Io vorrei che davvero questa trasmissione... E cercherò di postarla anche sia sui nostri social e tutto quanto, perché vorrei che arrivasse proprio alle persone che scrivono poesia, per sentire, guardate che non siete soli, cioè c'è un mondo che è pronto ad accogliervi anche se non lo sapete, anche se siamo in pochi, perché mi rendo conto che, oddio, se guardiamo il ruolo della poesia nell'attuale panorama letterario, non abbiamo tantissimo da gioire, però io, soprattutto dopo il Salone del Libro, ti posso garantire che ho ritrovato nelle persone la voglia di leggere, di acquistare libri, sono più che certa che potremmo riuscire nel, come dire, far riemergere dal nulla un genere letterario che, insomma, all'estero è molto gradito, per cui in Italia dobbiamo fare, sempre i soliti, dai. No. Ci dobbiamo provare, ci dobbiamo anche riuscire. Calcola che proprio per questo motivo il Salotto dell'Anima ha anche dei progetti all'interno delle scuole, proprio per riportare la poesia, la scrittura poetico-emotiva tra i ragazzi. Io ho cominciato a scrivere a 14 anni proprio grazie a una professoressa del liceo che aveva fatto un corso extrascolastico semplicissimo in cui ci spronava a scrivere poesie. E poi questa professoressa è morta quando stavo all'ultimo anno di liceo e hanno istituito un premio all'interno della scuola dedicato a lei, proprio un premio di poesia che so che è andato scemando. Quindi il mio obiettivo è anche questo, riportare la poesia all'interno delle scuole, perché sì, si studia anche la scrittura poetica. Allora, guarda, ti abbiamo un attimino perso come connessione. Siamo rimasti al fatto che si studiano le poesie a scuola. Ok, no, dicevo, si studia la poesia nelle scuole, perché oggettivamente si studiano i grandi poeti, anche un po' di scrittura poetica, ma non c'è attualmente nessuno che sproni i ragazzi a tirare fuori quello che hanno dentro attraverso la scrittura, o a tirare fuori in generale quello che hanno dentro.
sono rari gli insegnanti che lo fanno, e quindi proprio tra i progetti c'è questo, di creare dei corsi, dei percorsi di scrittura poetico-emotiva che portino anche però a un risultato per i ragazzi, non soltanto ok, sì, ci vediamo, magari vi insegno le figure retoriche, ne parliamo insieme, scriviamo insieme, poi ognuno per la propria strada, no? Perché l'obiettivo è poi quello di pubblicare con il salotto dell'anima le loro antologie e avere quindi proprio un reminder di quello che del percorso che hanno fatto, e quindi anche una cosa educativa del tipo: se vi impegnate e impegnate le vostre energie, i vostri sforzi in un percorso, poi avrete dei risultati tangibili, non il classico attestato di partecipazione. Quindi secondo me la poesia va proprio riportata e spinta, assolutamente. Beh, se lo ha fatto con te, dove dà un'ispirazione, no? Che poi hai avuto, ne ha scaturito un'intera passione comunque per la scrittura, eccetera, ben lieta che questi virtuosismi magari ne possano far nascere altri nei giovani di adesso. Perché io non sottovaluterei le giovani leve, perché anche a Torino abbiamo visto che erano proprio i giovani, quindi una fascia sotto i 20 anni o comunque entro i 25 anni, che andavano a chiedere alle case editrici consigli per titoli di libri, eccetera. Quindi vuol dire che c'è un ritorno all'attenzione, e se fatto all'interno della scuola io credo che sia il modo migliore, perché alla fine, guarda, io parlo con tante persone attraverso la radio, e quando chiedo com'è iniziato il loro bagaglio, sai che sento sempre dire: ho fatto a scuola il corso di teatro ed oggi sono attori professionisti, eccetera, vedi la nostra Manuela Boccanera, eccetera. Ho fatto un corso pomeridiano di scrittura, per esempio, ed ecco che nasce la voglia addirittura di dare anche voce ad altre persone. Lo hanno fatto i musicisti, che strimpellavano magari nel doposcuola con la chitarra, ad oggi sono musicisti professionisti. Quindi alla fine la scuola ha un suo davvero ruolo molto importante. Se stimoliamo la creatività, penso che questo sia una prima fase di un processo evolutivo che va migliorando. E se poi lo possiamo, diciamo, far evolvere anche nell'attuale panorama letterario, benvenga, benvenga. Sono pienamente d'accordo, e mi sono resa conto, stando in associazioni culturali e cose varie, che i ragazzi, proprio dalle scuole medie alla fine del liceo, hanno una sensibilità maggiore rispetto a cioè in questo periodo intendo, rispetto a quello che magari poteva essere qualche anno fa. Cioè, non so se è stato colpa o merito della pandemia, ma c'è stato proprio un cambiamento tangibile, anche su tematiche tipo linguaggio di genere, violenza di genere. Quando si parla a un'età adulta è difficile che arrivino i messaggi, quando si parla ai ragazzi scatta qualcosa e loro reagiscono e interagiscono, ed è meraviglioso. Quindi per questo bisogna puntare molto sulle scuole, perché è proprio quell'età in cui si assorbe ma si riesce anche a esprimere. È vero, quindi direi che questo può servire come monito per dare uno spunto in più a chi fa un lavoro come te, a chi fa un lavoro anche come me di propagazione di queste belle, no? Di queste belle iniziative, e soprattutto anche lato tuo, perché ci metti non solo il coraggio, come penso ti abbiano già detto, ma nel mio caso ti dico che ci metti anche la tenacia, perché la parte più importante è resistere anche quando si riscontra la difficoltà, perché ti scontri con un mondo culturale che non è ancora forse iperpronto a tutto questo, però la tenacia porta avanti. La tenacia sempre, per forza, altrimenti non si può intraprendere un percorso del genere. Giustamente. Allora, facciamo pausa musicale e poi torniamo, perché non pensare di avere concluso qui con noi, vogliamo ancora sapere un po' di cosette. Ok, mi preparo psicologicamente durante la musica. Brava. Qualche minuto e torniamo da voi. E
Eccoci qui di nuovo, abbiamo fatto qualche chiacchiera nel mentre io e Martina e ovviamente ho scoperto che è la persona più insicura del mondo e quindi ovviamente adesso lo dirò a tutti in modo che si sappia. Grazie mille. Prego cara. No, non è vero, dai, noi ci scherziamo. Allora, io ho fatto una domandina che è nata come una curiosità e la risposta è stata il silenzio totale. E io, Martina, ci sei? Ti ho messo in difficoltà? Perché effettivamente gli ho fatto una domandina curiosetta, ma che ci ha portato a ragionare. Perché lunedì io ho fatto una riflessione al mattino su una mia esperienza legata appunto al prendersi e tornare ad avere sia un legame con la natura, ma soprattutto a prendersi del tempo. Perché siamo in una società iperveloce, sempre mille cose da fare, ci dimentichiamo che per gli affari nostri il tempo si trova sempre. Quando diciamo non ho mai tempo, è una balla che ci raccontiamo, perché in realtà quello che ci piace fare, il tempo viene organizzato. E quindi ho pensato, ma se io penso ad un libro di poesia e penso di raccontarlo ad una persona che magari o non è avvezzo a leggere, o magari non è abituato a leggere libri di poesia, come lo posso raccontare? Quindi io dico, ma per me un libro di poesia è quel linguaggio dell'anima, no? Quel modo unico, si può dire, di esprimere delle emozioni, delle riflessioni profonde, e quindi in questo microcosmo di sensazioni, di immagini, no? Parlavamo del nasce il salotto dell'anima, quindi con un tavolino, magari una finestra aperta su un mondo naturale che poi comunque coinvolge esperienze umane, l'amore, la sfida della vita, eccetera. Alla fine è questo, ma bisogna prendersi del tempo, anche che sia mezz'ora. E quindi da lì un po' di riflessione, no? Sui tempi e su tutte queste cose filosofiche che a noi piace fare, tra l'altro. Filosofeggiamo. Sì, esatto. Poi alla fine, vedi, tu hai chiamato il salotto dell'anima. Ed è nato proprio anche per quello, perché il salotto ti dà quella sensazione di prenderti quel momento. Sì, proprio di accoglienza, proprio di tempo per te, ma coccola nello stesso momento. Sentirti accolto sia da te stesso che dal tuo tempo, dal tuo momento, o se qualcuno ti ospita in salotto, sul divano. È il motivo per cui il logo, il marchio della casa editrice è proprio una ragazza stesa che legge su un divano con un sole che spunta da dietro, il salotto dell'anima. Non a caso, l'ho portata nel nostro salottino e non andrò a maletterare, che è sempre il nostro salotto, ma oggi era un motivo, ho voluto chiudere questa stagione di Gocce di Tè, un po' per presentare la professionista, perché in realtà sei una professionista, c'è una casa editrice, quindi c'è una realtà lavorativa ben strutturata che sta nascendo, ma comunque è lavoro, e poi abbinargli accanto la donna, la scrittrice e comunque l'anima che dà poi vita a tutto questo, no? Perché io parlai molti anni fa con un poeta norvegese e quando io gli dissi, io come faccio ad aprirmi bene alla poesia? Io mi ricordo le sue parole che furono proprio: tu devi pensare di immergere la tua mente e il tuo cuore in un oceano di parole che sono state scelte con cura dall'autore, quindi dal poeta, e tu immagina che tu hai questo libro, che ogni verso sia una piccola opera d'arte, come quando vai in un museo e vedi le opere d'arte, le sculture, eccetera. Ecco, tu hai un libro di poesia che è una galleria di piccole opere che sono state scelte per te. Quindi io, diciamo che il tuo lavoro lo vedo così. Mi è venuta in mente adesso mentre parlavamo questa citazione che mi fece. È molto interessante, perché comunque io non l'ho mai vista in questo modo, perché per me la poesia è in tante cose. Esiste la poesia ovviamente scritta, ma anche un aforisma a modo suo è una poesia, e la musica è poesia, cioè ci sono dei testi che fanno venire i brividi.
quando le persone tante volte mi dicono: ma le poesie, ma chi le legge più? Gli faccio questa domanda: ma ok, tu non leggi poesie? No, però tu ascolti canzoni. Sì, ti piace Battisti? Oh sì, è meraviglioso. E poi i suoi testi, quelle parole ti risuonano dentro, con la musica che aiuta sicuramente, però ti risuonano dentro, perché poi ti rimane l'essenza di quelle parole, perché la musica puoi anche non ricordartela, la melodia puoi anche non ricordartela, però le parole ti, diciamo, si tatuano nella tua anima, e se le percepisci, se ti rimangono dentro, è perché ti ci ritrovi. La poesia non è altro che questo, senza la musica di sottofondo, ma è un'emozione o un sentimento espresso su carta, e che una volta che lo leggi ti rimane dentro, perché crea un riverbero dentro di te, perché l'hai provato anche tu. Quando si dice che la poesia non è per tutti, io dissento completamente, perché la poesia è per chiunque. Cioè, non è vero che la poesia è elitaria. La poesia è elitaria per chi non ha voglia di mettersi in gioco, non ha voglia di ascoltarsi, di ascoltare quello che ha dentro. Però poi lo fa lo stesso, si ascolta nelle piccole cose quotidiane, e spesso mi capita che persone che sono completamente ostiche nei confronti della poesia, in realtà condividono anche sui propri social citazioni o versi. Oh, questo è il miglior poeta del mondo. Ma come, non ti piace la poesia? È il miglior poeta del mondo? Sì. Cioè, quindi, cioè, oppure, ecco, appunto, cantanti. Ci sono tantissimi cantautori. Ora, io ho citato Battisti, che poi in realtà i suoi testi erano di Mogol, che è un poeta. Però ci sono tantissimi cantautori che fanno venire i brividi solo perché mettono insieme delle parole che, unite con quella musicalità, ti danno i brividi. Sì, ma perché alla fine... Allora, chi è capace di leggere dentro se stesso ha una capacità in più. Nel senso, ha molta più facilità ad approcciare un testo di poesia. La parte difficile è che se tu non sei disposto a guardarti dentro, troverai difficile leggere anche una qualsiasi altra cosa, non solo le poesie. Le poesie sono, da un lato, difficili perché ti toccano o nel bene o nel male, perché guarda, nel fuori onda io ho giustamente detto: guarda, del tuo libro ci sono una poesia che mi è particolarmente piaciuta, una che mi ha toccato, ma che mi ha fatto venire in mente dei ricordi brutti legati a brutte cose che ho visto, ma che però mi ha toccato, cioè nella sua bellezza ha fatto nascere, mi ha ricordato delle cose che insomma fanno le persone che non sempre sono piacevoli. Però è una poesia che è bellissima perché ti entra dentro, cioè ti porta in un mondo dove è quasi la natura che prende anima, no? Se poi gli animisti, insomma, converranno con me, se vi capitasse di leggere il libro, ci sono molte poesie dove è quasi la natura che racconta se stessa, e questo arriva. Per quanto uno possa essere cinico, l'emozione ce l'abbiamo tutti. Poi c'è chi è pronto a dirle, a farle emergere, c'è chi invece no. Guarda, per quella poesia che stai dicendo, Il pianto della pineta, sì, e le persone del posto in cui vivo mi fermavano in mezzo alla strada. Perché, guarda, se mi dai tipo mezzo minuto, spiego al volo. Certo. Il pianto della pineta è praticamente l'incendio vissuto dal punto di vista del pino, che io l'ho percepito come donna, il pino, non so bene il motivo, proprio come un'entità femminile, e quindi tutto quello che ha vissuto l'albero nel momento in cui è stato circondato e poi lambito dalle fiamme. E ovviamente cioè, questa poesia è uscita l'estate scorsa a seguito di un grande incendio che ha distrutto buona parte della pineta di Oriolo Romano, in provincia di Viterbo, e io, stando in protezione civile, sono stata sul posto a dare una mano a spegnerlo, l'incendio, e sentivo la sofferenza degli alberi. Ho un forte contatto con la natura e quindi sentivo proprio la loro sofferenza, mi scorreva dentro, e ci ha messo questa poesia 20 giorni per uscire.
cioè 20 giorni che mi urlava ma non prendeva forma. Quando ha preso forma, prima di metterla ovviamente nel libro, l'ho pubblicata sui miei social e ha girato tantissimo. E quindi le persone hanno cominciato a fermarmi per strada perché, senti, io ho sentito che tu hai scritto una poesia bellissima, ma me la leggi? Perché poi tutti, anche chi non era lì presente nel momento dell'incendio, però tutti l'abbiamo vissuto, tutti abbiamo percepito la distruzione di quel momento, la sofferenza di quel momento. E quindi mi fermavano per strada e tante volte mi costringevano a leggerla, cosa che mi imbarazzava e non poco. E ho avuto dei feedback spaventosi, persone che non si sarebbero mai sognati di poter leggere o percepire una poesia, stavano con le lacrime agli occhi, perché hanno detto: è vero, io non ci avevo mai pensato, è vero, è così. Quindi la poesia è davvero per tutti, e la poesia può parlare di qualsiasi cosa, di qualsiasi tipo di emozione e da qualsiasi punto di vista, perché la poesia sì, la scrivo io, ma non è detto che la scrivo io per me. Cioè, quell'albero che mi parlava, che mi urlava la sua sofferenza, lo faceva lui, o in questo caso lei, e io l'ho semplicemente ho semplicemente riportato la sua testimonianza, quello che percepivo. Quindi la poesia è per chiunque, e chi afferma il contrario è perché davvero non ha voglia o ha paura di sentire quello che ha dentro. Non aggiungerei altro, perché già hai già detto tutto. Allora, io, guarda, spero davvero che questa puntata possa arrivare a tutte le persone che amano scrivere e che davvero si sentano, come dire, accolte. Vorrei usare questo termine, perché tu dai loro spazio, lo darai, e ovviamente noi ti seguiremo in questo, perché vediamo l'ora di scoprire anche i testi che tu pubblicherai, perché noi siamo molto attenti in quello, quindi siamo ansiosi, e spero davvero che questo tuo progetto possa non solo avere il successo, io lo dico sempre perché insomma il successo è sempre anche un po' relativo eccetera, ma che possa aprirti le porte ad incontrare ciò che meriti. Grazie Silvia, grazie veramente per la bella chiacchierata, per le splendide parole che in questo momento mi hanno fatto venire i brividi e le lacrime. E grazie, sei una persona meravigliosa. Oh, vabbè, io non sono avvezza ai complimenti, non sono neanche abituata a riceverli, però diciamo che è una bella sinergia quella che si è creata, lo dico apertamente, tanto non abbiamo problemi, e noi seguiremo ovviamente il tuo percorso con molto piacere. Infatti adesso nei prossimi giorni dateci qualche momento, perché ad agosto insomma lavoreremo anche sul sito eccetera, ci piacerebbe portare anche una bella descrizione insomma della realtà di Martina, come anche altre realtà con cui noi stiamo già lavorando, insomma con Daniela, con Sara Bontempi, con Solfanelli eccetera, insomma ci piace, ecco, condividere questo mondo lavorativo e non, perché alla fine poi lavorare con la filosofia Lagom nordica svedese è un po' anche questo, cioè creare prima delle relazioni sociali che poi sfociano anche nel lavoro. Io ci tengo sempre a dirlo, perché sono dei rapporti umani molto più, come dire, più di qualità, perché hai veramente stima delle persone con cui lavori, e quando scegli di lavorare con una persona lavori anche meglio, perché lavori col sorriso, sei anche sicuro di quello che stai facendo e stai facendo qualcosa di buono per gli altri, al di là che sia lavoro. Quindi io questa filosofia di vita la porterò avanti sempre, ormai chi mi conosce lo sa, chi lavora con me già lo sa, per cui insomma ecco, sono lieta che anche tu faccia parte di questa bella squadra, perché non mi piace dire gruppo, non mi piace dire team, perché non è, ma è una bella squadra. E io sono contenta di essere stata invitata a far parte di questa splendida squadra. È stata grazie. Un'alchimia secondo me che si è generata da subito, anche quando ci siamo sentite per telefono, bisogna dire la verità, c'è stata subito un'intesa, quando dici caspita che belle persone con cui lavoro, ecco io voglio ogni giorno dire quello, sì, lo dico pubblicamente. Grazie Silvia, veramente. Di nulla, grazie a te. Allora, io direi,
Intanto, quindi grazie sicuramente per aver chiuso questa bella stagione. Ovviamente non sarà l'ultima volta che ti sentiamo, perché io sto già ragionando e a settembre o un pochino più in là prometti che torni come voce qui a raccontarci qualcosa. Assolutamente sì, io, la mia ansia e le mie insicurezze verremo tutti insieme. Che bello quando ci facciamo evviva, ci piace tanto, ecco, va bene, va bene. Allora, io vi do l'appuntamento con Gocce di Tè a settembre, perché magari cambierà anche un pochino il format. Io sono sempre qui che macino idee, macino cose, e stavolta non sono nemmeno caduta, per cui è già un abile traguardo per me. E con me ci vediamo invece domani mattina per il buongiorno del mattino e poi con tutti i programmi a venire. Grazie a Martina Venturini, casa editrice Il Salotto dell'Anima. Mi raccomando, per chi è un poeta in erba o ha voglia di scrivere, noi vi consigliamo di farci due parole. Poi, grazie mille. Quello che sarà, 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 come diceva qualcuno. Bene, buona serata a tutti e buon fine mercoledì.